Un ex concorrente del Grande Fratello si è lasciata andare ad un appello molto particolare in televisione. Ecco cos'è successo. Anche l'ultima edizione del Grande Fratello è giunta al termine da più di due mesi e nell'attesa di scoprire le novità previste per la prossima che partirà a settembre, il pubblico da casa continua a seguire con grande affetto i propri beniamini, curiosi di conoscere tutti i loro spostamenti ed aggiornamenti. Non a caso, proprio ieri pomeriggio, un ex vippona, ospite nel programma televisivo Estate in diretta condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, rivolgendosi ai telespettatori, si è lasciata andare ad una richiesta ben precisa. Ma vediamo di scoprirne di più qui di seguito. Grande Fratello, ex vippona fa un appello in TV. L'ex concorrente dell'ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini di cui stiamo parlando è Fiordaliso. Ieri pomeriggio, ospite da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini nel programma Estate in diretta, la nota cantante si è lasciata andare ad una richiesta ben precisa, ad una sorta di appello rivolto al pubblico che la stava guardando da casa. Fiordaliso ha raccontato la disavventura accaduta nei giorni scorsi durante un evento a Ponte Cagnano. A quanto pare, dei ladri avrebbero aperto il furgone della band della cantante e rubato gli strumenti musicali. Ecco le sue parole: "Sono qui, ma ho bisogno di voi, perché mi è successa una cosa brutta e dovete indagare. Hanno rubato gli strumenti a tutti i miei musicisti, ieri a Ponte Cagnano. Vi prego, se qualcuno sa qualcosa, anche perché questi ci lavorano con gli strumenti, hanno speso tanti soldi per comprarseli. Un furto terribile, se qualcuno ha visto qualcosa, vi prego di parlare. Hanno rubato tutto quello che c'era dentro a questo autobus, non hanno più nulla. Sono gli strumenti del lavoro ed è brutto che sia accaduta una disavventura del genere." La conduttrice, dopo la richiesta di Fiordaliso, ha mandato in onda l'appello di uno dei musicisti derubati, poco fa intorno alle 13:30, di ritorno da un concerto con Marina Fiordaliso, in zona litoranea Ponte Cagnano, hanno aperto il nostro furgone e rubato i nostri strumenti, testata chitarra Marshall, Ilunga VM410H, testata basso Markbass, Little Marzer, cassa basso Ularibas New York 212, pianoforte Nord piano 3, basso elettrico FBASSNS, palante 14 gradi e floor tom 14, BS drum mod. Venom, oltre a questi strumenti hanno preso i nostri trolley con effetti personali e due tablet. Vi chiediamo la gentilezza di condividere questo post e chiunque fosse a conoscenza di qualcosa può contattarci.